Ciao a tutti ragazzi, eccoci qua per questo nuovo video, oggi video unboxing. Ho fatto arrivare qualcosina, un paio di pacchetti sono per la macchina, invece un pacchetto è, diciamo, per migliorare un po' i video, più che altro per facilitare un po' la registrazione e tutte le cose. Magari dopo vi spiegherò cos'è. Comunque un unboxing per fare anche un po' due chiacchiere, quindi andiamo a unboxare la prima cosa che ho preso. Ancora un pulitore per auto, un detergente, questa volta l'ho preso dalla Mafra. Questo qua è per un utilizzo frequente, si può usare senza acqua. Magari lo proverò in un prossimo video. E questo poi, visto che avevo notato che nel video dove ho pulito la macchina, in pratica, diciamo che la parte inferiore era un po' ancora un po' grezza, un po' sporca, dove, diciamo, si deposita magari il catrame, quelle cose lì un po' più grossolane. Ho deciso di prendere questo prodotto, sempre dalla Mafra, Decaflash, che elimina catrame e residui adesivi. Ecco, magari andremo a provarlo in un video apposito. In più, per i video che farò prossimamente, magari poi vi farò una prova, ho preso, diciamo, questo, un prodotto abbastanza economico per quello che dovrebbe riuscire a fare. È uno dei più economici che, diciamo, che c'è in giro, ma dovrebbe essere di una buona qualità. Ovvero ho preso un microfono, dei microfoni wireless, questi qua, guardate, della Fulheim. Possono andare bene con videocamere, smartphone, PC, quindi è abbastanza multiuso questo coso qua. Hanno già questo. Questa versione è quella con due trasmittenti, quindi potete magari fare anche, diciamo, un'intervista. Infatti è la cosa per cui vorrei utilizzare questo prodotto, ovvero magari in un futuro realizzare delle interviste, quando si potrà, e speriamo presto. Magari, non so, ad esempio vado a ECMA, c'è qualcuno che vorrei intervistare, ho un microfono da poter fare magari un'intervista a qualche personaggio che si incontra. E in più, comunque, mi faciliterà la registrazione magari di video come questi, perché non avrò più troppi cavi in giro. Quindi andiamo a aprire il pacchettino. Io spero che funzioni con. Io la mia telecamera che uso di solito, telecamera cambia, chiamarla tanto, però uso la DJI Osmo Pocket, che davvero a me soddisfa in pieno, è piccolina, portatile e, diciamo, fa davvero moltissime funzioni, quindi ne sono molto soddisfatto e magari più avanti farò qualche upgrade, però per il momento userò, continuo a usare questa anche per questi video unboxing e tutto. Quindi qua abbiamo i due microfoni, e questi sono i jack, il jack. Questo qua dovrebbe essere qualche adattatore. Ah sì, ok, è l'adattatore che dovrebbe andare bene per la DJI, ad esempio, e questi sono i cavi per la ricarica delle macchinette. Questo è il ricevitore,
che andrà ad attaccarsi alla videocamera con il jack. In pratica c'è questo jack, a parte che dovrebbe andare bene anche così. Questo jack andrà così e il jack andrà attaccato alla videocamera o all'adattatore, in questo caso come utilizzo io, della DJI Osmo Pocket. E in più abbiamo due trasmettitori, che qua sarà da capire come impostare, però magari adesso proviamo a accendere e vedere se è carico, se è già carico. Beh, la cosa bella anche di questo prodotto qua è che in pratica si ricarica, non funziona a batterie, ma ha già la batteria integrata e si ricarica tramite USB, molto molto semplice. Quindi adesso andrò magari un po' a studiarlo e poi vedremo se funziona. Ok, io direi che dovrebbe essere anche abbastanza semplice da usare. Allora, adesso vado a spegnerli un attimo. Allora, andiamo a prendere anche il microfono, così andiamo a vedere magari anche un po' la qualità. È un microfono a vite, ma potete attaccare benissimo un qualsiasi altro microfono. Quindi andiamo a accendere la ricevente, vedete, così è accesa. Andiamo ad accendere il trasmettitore e quando adesso lo spegnerò. Vedete che la luce è un po' più, mi avvicino un attimo, così accesa. Adesso andrò ad accendere il trasmettitore e vedete che la luce diventa più, diciamo, più forte, vuol dire che sono connessi. Qua il trasmettitore possiamo cambiare il volume con più e meno. Invece se schiacciamo il tasto d'accensione andiamo a cambiare, diciamo, il canale della frequenza, diciamo. Ok, adesso facciamo subito una prova per vedere se funziona. Vado a staccare questo. Poi è anche molto bello perché si può attaccare un po' dove si vuole. C'è la clip, lo potete attaccare sui pantaloni, su qualche tasca, ed è molto molto utile, molto semplice, molto molto comodo. E poi non è neanche tanto grande, è piccolo, quindi ok, adesso stacco l'audio. Ok, me lo dà connesso. Molto comodo anche la ricevente perché c'è una clip che potete attaccare un po' dove avete posto. Spero che si senta qualcosa. In teoria sì, quindi niente, dovrebbe funzionare. Spero che si senta, facciamo la fine del video così, si dovrebbe sentire. Questo mi permetterà di essere un po' più comodo nel registrare i video, visto che potrò un po' spostarmi anche più facilmente, senza sempre magari dover avere i fili in giro. Quindi spero davvero di migliorare un po' la qualità e la comodità nel registrare video. Spero anche che la qualità del microfono sia buona. Questa è la seconda trasmittente che mi servirà. E niente, ragazzi, io vi ringrazio anche di aver seguito questo video. Speriamo di riuscire a vederci presto, magari in moto, visto la situazione un po'
critica in cui siamo, mi sembra di essere tornato all'anno scorso quando c'era tutto chiuso, quindi speriamo che comunque anche quest'anno come l'anno scorso almeno d'estate ci lasciano liberi. Io ragazzi continuo a ringraziarvi, continuo a ricordarvi anche di lasciare un bel like, di lasciare di iscrivervi al canale se non l'avete già fatto, iscrivetevi anche a tutti i miei social, Instagram, Facebook e se vi va anche al canale Telegram delle offerte dove ogni tanto posto delle offerte per i motociclisti che arrivano da Amazon. Io ragazzi vi ringrazio ancora, vedo che stiamo diventando tanti, comunque vi ricordo anche l'appuntamento del sabato in live dove faremo un po' di chiacchiere, parleremo magari di qualche argomento e qualche argomento relativo ai viaggi in moto o alle moto che stanno per uscire o che sono già uscite. E niente, ragazzi, ancora grazie e alla prossima. Ciao ciao.